Compiangere i falli suoi, San Francesco d'Assisi ottenne brama vivissima di ascendere a maggior santità. Supplicò dunque Dio a dargli lo sguardo di aquila per fissar gli occhi nel cospetto del sole di giustizia, Cristo Gesù, e l'ottenne con essere mondo di cuore. Da questa altezza di perfezione domandò la pace per sé, l'ordine per gli altri, e lo ebbe fino a quell'alta misura di vedere un popolo di seguaci che si facevano seguitarlo per aver ancora essi tranquillità di coscienza. Una cosa sola rimaneva a desiderarsi da Francesco, e questa era l'assomiglianza con Gesù. Allora San Francesco salì più alto e là trovò un angelo che, tenendo certi dardi acuti, li piantò nelle membra di lui. Sicché Francesco, a guisa del divin Salvatore, rimase trafitto con le punture dei chiodi del crocefisso Signore. Stando in quello stato, Francesco guardava al paradiso e a Dio e consolavasi nell'intimo del cuor suo. Così, Don Luigi Guanella.